Liberi.tv, spazio certi diritti. Siamo nuovamente in compagnia di Andrea Rubera dell'associazione Nuova Proposta di Roma, associazione laicale di uomini e donne omosessuali cristiani. Andrea, innanzitutto ti saluto, buonasera, ciao. Ci siamo rivisti l'anno scorso oramai ed era ora di ascoltarti nuovamente, di vedere se ci fossero state delle novità nell'associazione. Ci vuoi raccontare tu qualcosa? Sì, ma volentieri, sì, abbiamo fatto un bellissimo percorso quest'anno, improntato sulla paura. Diciamo, abbiamo impostato tutto il programma 2012-2013 prendendo spunto dalla prima lettera di Giovanni, in particolare il capitolo 4, in cui si dice: nell'amore non c'è timore. Ci era sembrato un naturale proseguimento del programma dello scorso anno, che era basato sulla verità. Quindi, sostanzialmente, una volta appropriatosi della verità, il passo successivo ci è sembrato, siccome le paure per molti omosessuali, soprattutto molti omosessuali cristiani, le paure sono bloccanti, quindi impediscono di vivere, ci è sembrato di affrontare da tutti i punti di vista il concetto della paura. Quindi sia internamente alle persone che frequentano il nostro gruppo e che hanno bisogno di un sostegno e di un aiuto, per incominciare a demolire alcune false paure, sia nei confronti delle comunità cristiane, verso cui noi ci proponiamo sempre come informatori sul tema dell'accoglienza delle persone omosessuali, anche per demolire la paura dell'omosessuale e quindi favorire una piena accoglienza. Quindi abbiamo avuto tutta una serie di interventi con relatori esterni. Abbiamo avuto anche nomi abbastanza importanti, la teologa Antonietta Potente, abbiamo avuto Don Gigi Verdi della comunità di Romena, abbiamo avuto Don Barbero che ci è venuto a trovare un'altra volta, ognuno dei quali ha trattato un pezzetto, una sfaccettatura dell'argomento paura, insomma. Abbiamo avuto il pastore valdese Eric Nofke che ci ha fatto un'esegesi proprio sulla lettera di Giovanni. E poi in parallelo abbiamo impostato un cammino di counseling a cui noi teniamo molto, un cammino quindi più esperienziale di counseling, affiancati prima da una suora psicologa che ci segue già da vari anni e poi adesso nella seconda parte dell'anno da una counselor vera e propria, con cui appunto affrontiamo un percorso di più esperienziale, più di condivisione, in cui le persone possono riflettere su alcuni stimoli e poi però mettere in condivisione le proprie vite, insomma. Andrea, proprio tratto da questo brano della lettera di Giovanni, io proprio leggevo proprio questo sul sito, diceva: nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme è perfetto nell'amore. Cioè la spiegazione è proprio questa, cioè non bisogna temere se stessi, il proprio amore, perché se lo si teme come un castigo, allora non lo si vive appieno? Allora, il brano è sfaccettatissimo, quindi apertissimo a essere calato nella vita di ciascuno. È un invito, come dicevo prima, a tutti noi omosessuali e soprattutto alle persone che ancora vivono in maniera molto autocolpevolizzante il proprio essere omosessuali, a non avere paura, quindi ad accettarsi, a calare pienamente nella propria realtà. E ad accettarsi, insomma, così come si è, certo, eccetera. È un invito ovviamente alle persone con cui ci confrontiamo a non avere paura di noi. Cioè, il discorso è che la cosa che ci ha colpito molto della prima lettera di Giovanni è l'accostamento fra amore e paura in senso opposto. Quindi amore non presuppone paura, quindi se io dichiaro di amarti, e questo scaccia via anche molte ipocrisie che soprattutto nell'ambito cattolico si fanno, no? Noi amiamo delle persone omosessuali, però va riconosciuto solo, non va riconosciuto il loro diritto all'affettività, insomma, eccetera. Quindi voglio dire, amare una persona, amare delle persone, si significa accoglierle per come sono, accogliere la loro vita. Quindi ci è sembrato un brano veramente molto aperto e molto duttile, tanto da poter calare nella vita insomma, di ciascuno. Noi abbiamo incontrato un altro degli incontri abbastanza importanti, è stato con il mondo scout. Abbiamo invitato
tutti gli scout, un'iniziativa, proprio uno degli ultimi incontri, abbiamo invitato con una lettera proprio ufficiale tutti i gruppi scout di Roma e del Lazio a venirci ad incontrare per parlare proprio di accoglienza delle persone omosessuali all'interno dello scoutismo. E quindi abbiamo chiamato proprio Senza Paura di una comunità aperta alla diversità. È ovvio che su 100 lettere inviate le persone non sono state in proporzione pari al cioè numero di lettere, però abbiamo avuto una serie di partecipazioni interessanti e soprattutto quello a cui noi teniamo è che noi ci siamo posti l'obiettivo di porre in evidenza cosa significhi veramente accoglienza delle persone omosessuali, perché troppo spesso in ambito cattolico si utilizza il termine accoglienza in maniera, a mio giudizio, incompleto, ovvero si utilizza accoglienza per significare non ti caccio. È un po' come la tolleranza. Sì, esatto, cioè, quasi come una tolleranza, o perlomeno un'accoglienza silente, un'accoglienza passiva, no? Cioè, nel senso, tu vieni, io non ti dico nulla, non ti caccio, e questo è vero, perché comunque oggi come oggi, per fortuna, sono rarissimi i casi di persone che vengono cacciate in Italia per il loro essere omosessuali da una comunità cattolica. Però il passaggio successivo, se uno vuole dichiararsi veramente accogliente, è quello di rendere, in qualche modo, dare un nome a quello che alcune persone vivono nella loro esistenza, ovvero l'omosessualità. Se un ragazzo, ad esempio, che frequenta un ambito cattolico, lo scautismo, cito perché ne ho parlato prima, ma comunque in qualunque altro ambito, non sente nominare in nessun modo, non sente previsto il tema omosessualità a nessun livello, questo implica che pian piano incomincerà a sentire quella non più come casa sua. Cioè, d'altra parte, uno si sente a casa quando chiaramente il contesto, lo dice la parola stessa, è familiare, è un contesto che ti prevede, per cui tu sei previsto così come sei, eccetera. E quindi pian piano si verifica l'allontanamento dei ragazzi e delle ragazze omosessuali, che ovviamente già vivono una problematica interna, perché la società è ancora oggi omofoba e stigmatizzante, e i modelli culturali sono ancora oggi totalmente basati sullo stereotipo eterosessuale. L'omosessualità non è prevista, è prevista come devianza, non è prevista come una delle opportunità che la vita con cui la vita si disvela. E quindi questo è quello a cui noi teniamo molto, cioè, nel senso, far capire che bisogna creare degli ambienti che siano sufficientemente inclusivi da poter accogliere tutti. Il nostro obiettivo è far capire che è necessario negli ambiti, ovviamente noi, il nostro specifico è l'ambito cristiano, per cui, ma questo si può fare a qualunque livello, è necessario costruire un recinto che sia sufficientemente grande tanto da poter accogliere tutti, perché se una sola persona si sente fuori dal recinto è fuori, cioè è automaticamente fuori, insomma. Certo. Andrea, senti, una domanda che mi va di farti è quella inerente al nuovo pontefice Papa Francesco e il suo stile che si rivolge proprio alle persone più deboli ed emarginate. Visto che tu parlavi proprio di accoglienza, pensi che lui sia potrà essere in futuro accogliente verso la comunità LGBT? Guarda, io parlo a livello personale in questo caso, perché non abbia... Allora, io nutro grandissime speranze, lo dico in maniera proprio chiara e trasparente, speranze se vuoi anche immotivate, cioè nel senso che io non conoscevo assolutamente il Cardinale Bergoglio prima dell'elezione a Papa Francesco, ma mi sembra che il tracciato di Sassolini che sta gettando in terra vada in una direzione molto promettente, cioè nel senso, il fatto di una chiesa più inclusiva, il fatto di spingere sul tema della tenerezza, del custodire le persone con tenerezza, sono tutti aspetti che, una volta dichiarati, poi chiaramente devono trovare una necessaria applicazione. Dove vada, dove arriverà questo e come arriverà alle persone omosessuali e transessuali, eccetera, eccetera,
Non so dirlo, ti posso dire quello che spero io. Spero che il Papa decida di incontrare le persone omosessuali e transessuali, se non come pontefice, come vescovo di Roma, visto che lui insiste molto, perché secondo me è soltanto dall'incontro e dal confronto, dal dialogo, dalla reciproca conoscenza che si riesce a in qualche modo a costruire su qualche cosa. Io spero che lo faccia con l'obiettivo di conoscere, et in primis più che di controllare, perché finora devo dire che tutti i contatti che i vari gruppi italiani hanno avuto con le varie curie sono stati, diciamo, abbastanza limitati, e circoscritti un pochettino ad annusarsi a vicenda senza un reale obiettivo veramente di essere di favorire un grande abbraccio, insomma, che invece è quello che secondo me il Papa Francesco potrebbe e dovrebbe fare. Io penso che da un eventuale incontro possa scaturire su qualche cosa. Questo qualche cosa ora non so a che, appunto, come dicevo prima, non so fino a dove arriverà, cioè, chiaramente la Chiesa non ha, ha dei tempi specifici, anche se è vero che chi la governa ha detta anche un po' il passo, insomma. Però voglio dire che anche se soltanto si riuscisse a far sì che nella Chiesa, a livello ufficiale e poi a livello di base, si crei un contesto che sia veramente inclusivo ed accogliente, questo, insomma, sarebbe già un grandissimo risultato, perché appunto oggi, nonostante le dichiarazioni, non credo che si possa definire ancora compiuto il processo di accoglienza delle persone omosessuali, transessuali, eccetera, da parte della Chiesa Cattolica. Anzi, anche diciamo perché che penso abbia rotto degli schemi, cioè lui con i suoi gesti potrebbe essere anche questo il suo modus operandi, potrebbe in futuro, non so, io lo ipotizzo anche in vicinanza del Pride nazionale, che magari, non so, qualche parola benevola nei confronti delle comunità cristiane, nelle comunità in generale LGBT, che siano accoglienti, come dicevi tu, e non magari di attacco, di giudizio, come è stato dato in passato. Io me lo auguro, perché sarebbe non solo una piccola apertura, ma un grande passo veramente, che potrebbe spianare la strada a anche nuove conversioni, o comunque chi è omosessuale ed è credente magari si potrebbe sentire più vicino alla Chiesa di Papa Francesco. Guarda, quello sicuramente, nel senso, quello che io tento spessissimo, non so, di spiegare, anche quando mi confronto con le persone delle altre associazioni laiche, diciamo, non a sfondo cristiano, io tento disperatamente di far capire che la spiritualità è un qualcosa che è innato, è una domanda insita in ciascun essere umano. E ciascun essere umano poi può decidere come declinarla, se ignorarla, ma comunque bisogna farci conto, oppure decidere che la sua visione della vita è che non ci sia spazio per la spiritualità, eccetera, ma è qualcosa con cui bisogna confrontarsi, non bisogna avere paura. Ovviamente la Chiesa Cattolica negli ultimi anni, la gerarchia della Chiesa Cattolica non ha assolutamente aiutato, quindi anzi, quello che dico ha provocato sia un allontanamento descritto come ve ne ho parlato prima, ma sia anche in qualche modo l'effetto è stato che moltissime persone omosessuali sono diventate acerrimi nemici, in generale non solo più della gerarchia, questo che mi ha molto stupito, ma anche proprio di tutto ciò che riguarda la fede. Io vedo in qualche mailing list in cui sono iscritto, ogni volta che parlo di un tema di fede vengo attaccato in maniera molto forte, oppure ignorato, non so, ad esempio pubblico un evento di nuova proposta in un gruppo Facebook a cui sono iscritto, me lo cancellano. Questo, vabbè, nel senso, a me non, per carità, non mi fa nessun problema, però lo leggo come un indice di un astio che ormai si è generato in maniera quasi un callo che si è generato tra le persone omosessuali e che a questo punto è esteso a qualunque aspetto che riguardi spiritualità e fede. E questo penso che io quello che spesso dico quando incontro qualche così, insomma, nel mio piccolo qualche rappresentante della Chiesa istituzione, dico questo è quello che voi dovete
in qualche modo sapere e di cui dovete tener conto, perché le persone vivono ora, non vivono fra, non vivranno, le persone che stanno vivendo adesso non vivranno fra 300 anni, vivono ora, devono avere le possibilità oggi di non rinunciare a qualunque aspetto della vita, come tutte le altre persone. Per cui, se vogliono seguire una via di fede, una via spirituale, non è obbligatoria, ma chi lo vuole, certo, chi lo vuole deve poterlo fare. E quindi bisogna favorire e non allontanare. Bisogna favorire la vicinanza e non allontanare. Giusto. Andrea, senti, in un'intervista alla Vita in Diretta hai dichiarato, a proposito dell'amore, è solo guardando con gli occhi del cuore che si riesce a penetrare nelle storie altrui e a comprenderle. Non lo si potrà mai se si guarda agli altri con gli occhi della legge o del diritto. E ci dai una spiegazione di questa bellissima frase, perché io sono rimasto veramente senza parole. Questa frase significa, banalmente, ha molto di evangelico, no? Ha molto di evangelico ed è qualcosa che in qualche modo si è maturato dentro di me, anche un po' conoscendo Alberto Maggi, che è un personaggio che consiglio a tutti. È un frate dei Servi di Maria, è un biblista, estremamente, estremamente progressista e illuminante. Vi consiglio uno dei suoi ultimi libri, si chiama Versetti pericolosi, e che mi ha consentito di capire quanto vada distinto proprio nel messaggio evangelico nella vita di Gesù ciò che è legge e ciò che è cuore. Gesù, se si analizza esattamente con l'ottica esegetica pura ciò che è fatto e ciò che è scritto nel Vangelo, ha combattuto in ogni modo la legge, quella che era la legge farisaica vigente ai suoi tempi. Vi faccio un esempio. Il passo del Vangelo in cui Gesù incontra la donna emorroista, la donna che ha perdite di sangue, se lo leggiamo così in maniera neutra, diciamo, ci dice tutto e ci dice nulla, ci sembra una buona azione fatta da Gesù, eccetera. In realtà va inquadrata nel contesto della legge farisaica, ed è in questo modo diventa totalmente destabilizzante. Allora, Gesù compie questo gesto di sabato, e il peccato più grande previsto dalla legge era quello di fare qualunque cosa durante il sabato. Quindi fa già questo di sabato, e contravviene al peccato più grande. Secondo, una donna con perdite di sangue, siccome il sangue mestruale della donna era considerata fonte di impurità totale, una donna che aveva perdite di sangue continue era considerata fuori della società, non poteva vivere all'interno della società, perché avrebbe reso impuri tutti quanti. Quindi Gesù, facendosi toccare da questa donna e poi guarendola, dichiara in pratica che la legge era una legge sbagliata, e che bisogna andare a guardare ogni legge che non è a favore dell'uomo è contro l'uomo e quindi va ignorata. Quindi contravviene alla legge, si fa toccare dalla donna, lo fa di sabato, e quindi perché il bene di quella donna era in quel momento sopra ogni altra cosa. Quindi gli occhi del cuore sono in questo senso. Quindi noi dobbiamo raffrontarci alle persone non giudicandole come oggetto o non oggetto di una legge, quindi come dentro o fuori una legge. Allora, tu sei omosessuale, in questo caso scendendo nel nostro specifico, tu sei omosessuale, quindi non sei previsto dalla nostra legge, quindi, o perlomeno sei previsto finché tu non aspiri ad avere una vita come tutte le altre persone, fatta di affettività. E quindi, siccome la legge dice questo, io ti guardo soltanto in questo modo, il resto è per te fuori. Invece guardare con gli occhi del cuore significa: qual è il tuo bene? Qual è veramente il tuo bene? Cosa posso fare io per te? Cioè, in che modo posso aiutarti a far sì che la tua vita sia degna di questo nome, tu possa vivere una vita piena di progettualità, come qualunque altra persona che capita su questa terra si deve sentire libero di poter realizzare. Quindi è un po' questo la parabola che dicevamo dell'accoglienza, che comunque voi professate quotidianamente, cioè fare all'altro quello che vorremmo l'altro facesse a noi, cioè una sorta di fratellanza continua e che non discrimina poi alla fine nessuno per nulla. Senti Andrea, io purtroppo ti devo dire che il tempo a nostra disposizione è già terminato, però voglio
chiederti una cosa. Il 22 giugno a Palermo si svolgerà il Pride nazionale e mi auguro, non lo so, vedremo lo striscione di Nuova Proposta, sarete presenti? Guarda, noi in genere partecipiamo a tutti i Pride nazionali. Ora con il, con il fatto che andare a Palermo implica un biglietto aereo, ci dobbiamo organizzare, insomma ne stiamo parlando, ma in ogni caso è nostra intenzione andare come siamo andati tutti gli anni, insomma, quindi però ci dobbiamo un attimo capire. Dobbiamo un attimo capire chi può andare, come andare, eccetera. Il nostro striscione c'è quasi sempre, insomma. Bene, bene. Senti Andrea, io sono veramente, cioè ogni volta che ti ascolto rimango veramente, cioè perché racconti il Vangelo, racconti con una tale naturalezza la parola di Gesù, la parola di Dio, in una certa maniera che anche gli altri dovrebbero ascoltarla. Infatti io consiglio veramente di avvicinarsi agli omosessuali, ma alle persone eterosessuali, al mondo cattolico sotto il profilo del Vangelo, perché forse il Vangelo è già diverso rispetto alla Bibbia, almeno così mi disse una volta un prete che parlava di forse era evangelista, adesso non ricordo bene, comunque il Vangelo lui lo professava ogni giorno con una parola e sembrava cambiasse la vita ai colleghi e alle persone. Quindi io ti ringrazio per queste parole che ci hai dispensato oggi in questa puntata. Ci dai dei riferimenti prima di lasciarci, dove possono rintracciarvi, dove possono trovarvi il sito internet? Guarda, noi siamo abbiamo un nostro sito, è www.nuovaproposta.roma.it. E la nostra mail è info@nuovaproposta.roma.it e poi abbiamo anche una pagina Facebook, una fanpage su Facebook e un gruppo Facebook, quindi chiunque, anche chi frequenta i social network ci può trovare. Cioè, ti consiglio, visto che l'ho citato, anche di andare su centrostudibiblici.it o comunque cercare in internet Alberto Maggi, perché comunque lui fa ogni giovedì fa il commento al Vangelo della Domenica e poi troverete tante sue partecipazioni in TV in cui parla anche di omosessualità ed è veramente illuminante ed è una persona che ci mette la faccia e rischia in primis, quindi ve lo consiglio, anzi se avete voglia di organizzare un'altra video call anche con lui è sempre disponibile, andatelo a cercare perché è veramente una scoperta. Questa è una bella idea, anzi sicuramente lo andremo a cercare e a questo punto io ti ringrazio nuovamente Andrea Rubera, ricordo, di Nuova Proposta Roma, per una futura puntata magari anche in compagnia di Andrea Maggi. Don Andrea Maggi è un frate? Alberto Maggi è un frate, giusto? Abbiamo detto, frate, perfetto. Sì. Certo, a questo punto cedo la regia a Donato Volpicella e ringrazio ancora Andrea Rubera del suo tempo. Grazie. Buona serata. È sempre un piacere, grazie.